Ed eccoci con Leonardo Boriani, direttore della Padania. Allora, un primo commento a questo giro di lezioni. Ma direi lavoriamo su due piani. Il primo riguarda la coalizione, quindi una netta vittoria, ha battuto Veltroni con tutte le bugie che ha raccontato al nord e sul nord. Questo è già un primo dato di fatto. Il secondo, molto più importante, è il trionfo della Lega. Il mio primo titolo, il titolo che mi viene in mente, è una prima pagina tutta dedicata a chi è il reale trionfatore, quindi il titolo potrebbe essere Il trionfatore, cioè Umberto Bossi, che ha dimostrato non solo passione, non solo grande classe e grande capacità conoscitiva, ma ha dimostrato di poter restare sul territorio, di poter rivaleggiare con rivali che secondo Berlusconi stavano molto meglio di lui. Il trionfatore in realtà è stato Umberto Bossi. Grande vittoria della Lega. Il che dimostra due cose a mio giudizio. Il primo, il premio ad un progetto, alla coerenza di un progetto che risale già a qualche anno. Tutto quello che è stato detto e fatto da Bossi negli ultimi anni si è concretizzato puntualmente. Questo la gente lo ha riconosciuto alla grande. Il secondo, c'è un solo vero partito sul territorio, del territorio, che è la Lega. Invece per quanto riguarda il crollo, per esempio, inaspettato, della sinistra arcobaleno? E questo è l'altro aspetto, il rovescio della medaglia di questo trionfo della Lega e della vittoria del PDL, e che secondo me accadrà questo tra poco, che i D'Alema e gli altri compagni della sinistra sconfitta clamorosamente andranno a bussare alla porta del sindaco di Roma dicendogli: scusa, ma dacci qualche spiegazione, perché tu hai inglobato tutto e tutti, quindi hai fagocitato la sinistra col bel risultato che tu prendi il 36-37%, ma di fatto scompaiono tutti gli altri. È clamoroso, questo è l'altro dato clamoroso insieme alla vittoria, al trionfo della Lega, la scomparsa, almeno parlando adesso che sono le 8 meno un quarto, dalla Camera, dal Senato, di Bertinotti e di tutta la sua coalizione.